signore Delario, sono venuto qua. Non ha potuto dormire, Ma come potevo dormire dopo quello che mi è successo? Mamma mia, sono rimasto male, ci ho pensato tutta la notte, lo sa? Mario! Ho pensato tutta la notte e mi è venuta un'idea, forse che liberavi Tellozzo. Povero figlio mio, era l'unica cosa che mi era rimasta. Ma ci penso io. Ma! Sto qua. Ma chiamare 5 volte sempre a dormire. Ha capito? Stavo dicendo alla Parisina. Chi è stato? Mario. Parisina, allora. Stavo dicendo, stanotte ci ho pensato, perché il vostro sapere mi vuole bene. E mi è venuta l'idea, forse, per far uscire di galera Vitellozzo. No. Sì? Può essere. Grazie, Mario. No, che grazie, Mario. Io dico, stanotte, non sì. No, Mario, io dico, ci ho pensato e mi è venuta un'idea, forse, naturalmente, sì. Di parlare con una persona per far uscire di galera Vitellozzo e per star meglio tutti. Sì. Grazie, Mario. Grazie, Mario. Ma e che è questo? Grazie, Mario. Allora, ecco, allora può. Si, può dormire tranquilla, può dormire, eh? E la macelleria! Anche la macelleria, me l'ho scordato, ah, bravo, sì. Bravo. Ci penso io e lui, ci si pensa insieme perché si fa un turno a testa, una mattina e una sera, eh? Dovete dormire tranquilla. Allora vado ad aprire. Ma mica subito uno può. È tardi! Ma siamo proprio. Ma che posso fare? Ma quello turni a mattina sta, io non vengo, mandi fino a cinque. Ci no, io vengo tutti allora, con me. Io vengo tutti con me. Ma noi, no? Ma tu ci hai messo noi, ci capisci? Allora, la lascia a voi. Grazie, Parisina, ci pensa Saverio. Grazie, Mario. Grazie. Un solo pomeriggio. Grazie, Mario, mi nomina mai a me, chissà come mai.